In attesa del completamento del progetto di riedificazione delle palazzine nel quartiere di San Domenico, c'è chi vive lo stesso quartiere da tanti anni che mostra tutte le sue perplessità. Penso che, secondo me, non andava fatto, prima cosa. Mi dispiace, ma erano case che non servivano, fossero demolite, perché case dell'86, molto belle, molto ben fatte. Infatti ci hanno messo 4 mesi a buttare giù solo le palazzine, quelle uguali alla mia. E speriamo che venga un bel lavoro. Avevano promesso tante cose, come pannelli fotovoltaici che verranno solo utilizzati per l'illuminazione, dicono, delle parti comuni, non per tutti gli appartamenti, insomma, per quello che noi pensavamo venissero fatti. E vedremo cosa viene, vedremo la gente che verrà. E però adesso sono contenta di essere qui, sono nata qui, vivo ancora qui per mille altri motivi e non riesco ad accettare questi cambiamenti, perché stravolgono, addirittura cancellano quello che era la vecchia San Domenico, tutta la sua storia, che è stata una storia importante. E quindi io non so che altro dire più di così, insomma. Seguo i lavori, spero che riescano bene, malgrado qualche problema che si sta presentando. Lavori continui nel cantiere che coinvolgono in maniera tutto sommato diretta anche gli imprenditori del posto, come testimoniato da questo proprietario di una pizzeria antistante il cantiere. Hanno creato abbastanza disagi con i camion che passano, con i parcheggi che hanno chiuso, con queste, quando hanno fatto le demolizioni, che c'era tantissima polvere che purtroppo non si poteva evitare. Quando aprivo la pizzeria era tutta piena di polvere, sia la pedana, sia i tavoli, tutto quanto. Adesso qua sono andate via anche un paio di famiglie, avendo un'attività qua si sente la mancanza delle famiglie che sono andate via, tantissime. Io ho una pizzeria, quindi la gente passava, qualcuno si fermava, un trancio, qualcosina, e si sente che anche l'incasso è diminuito.